Siamo nel cortile laterale della cattedrale di San Martino e siamo a un passo proprio dalle formelle sotto il portico e siamo però anche arrivati al mese di ottobre. Siamo praticamente ad autunno. A ottobre il vino nella formella viene messo nelle botti per maturare. È come un bambino, deve crescere, si nutre del tempo, fermenta, diventa spumeggiante e comincia a parlare. Può parlare con varie lingue, accenti diversi, come le nazioni, regioni, aree geografiche di un territorio dal quale proviene. Raggiunta la maturità, tace. E se è un uomo o un vino che vale, mostra il meglio di ciò che ha vissuto ed imparato. E potremmo dire metaforicamente, si fa assaggiare. È il tempo della meditazione e dell'ascolto degli altri. Come il vino che matura nelle botti, così vogliamo fare noi oggi, mostrandovi le immagini di un territorio maturo e accogliente come il nostro, che a questo punto dell'anno non ha bisogno di troppi commenti superflui e ridondanti. Una lucchesia autunnale e riflessiva che si offre in tutta la sua naturale bellezza alla meditazione e alla contemplazione. E come prodotto di stagione, un frutto che è tipico delle nostre terre in questo periodo dell'anno, il cachi. Non è, diciamo, un prodotto che piace proprio a tutti, molto dolce, però ricco di sostanze sicuramente benefiche, e io lo mangio e poi ci rivedremo a novembre.